questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico kimono che ho chiamato kimono divina. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Good Morning, che è questo gomitolone da 100 grammi che misura 480 metri. Io ho lavorato sempre con un CEL 4,5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato in questo colore e in altri colori. Voglio mostrarvene altri due che trovo perfetto per questo tipo di kimono, che sono questo rosa sfumato e anche il colore oceano, ma ce ne sono veramente tantissimi. Ho un altro colore simile a questo, abbiamo anche lo sfumato del viola con l'ottanio, anche uno sfumato con tantissimi colori, quindi vi potete sbizzarrire a usare il colore che più vi piace per questo kimono. Per una taglia S io ho utilizzato due gomitoli, per una taglia M ne occorrono tre, per una taglia L, a meno che non lo volete fare anche più lungo e oltre che più largo, vi consiglio 4 gomitoli, altrimenti con 3 ce la dovete fare, perché del terzo gomitolo la taglia M ne utilizzerà diciamo, credo, massimo poco meno della metà. Quindi per una taglia L con 3 gomitoli dovreste farcela, però per essere sicuri acquistate sempre 4 gomitoli. Con quello che d'avanza potreste fare una bella cintura da poter attaccare, con cui poter legare il kimono, o una pashmina da abbinarci, visto che comunque questo kimono lo indosseremo soprattutto verso il periodo di marzo, aprile e secondo me anche maggio, perché nelle giornate più fresche, è vero che questa è comunque lana, ma è lana sottile, e comunque io ho utilizzato un punto molto forato. Mi avvicino perché voglio farvi vedere. È un punto particolare dove vedete si alternano questi fiorellini con al centro un foro, e questi che io definisco fiori pieni. Li ho definiti fiori, in realtà non è che sono proprio dei fiori, però mi piace definirli in questa maniera. Per quanto riguarda la lavorazione, è diversa rispetto al solito. Ricorda molto la lavorazione dell'orchidea, del maglioncino orchidea, però anche qui c'è una variante. Innanzitutto andremo a realizzare la destra o la sinistra, comunque le lavoreremo separatamente, andando a creare un rettangolo che parte da qui davanti e va fino a dietro, quindi si montano tante catenelle da avere questa lunghezza, che non vi preoccupate, io nel video vi dico quante catenelle monto e quanta lunghezza viene. E come lunghezza, a meno che non siate più alti di 1,75 m, va benissimo. Se poi invece siete un po' più alti, allora vi dirò di mettere un motivo o due motivi in più, però se siete da 1,75 m in giù, potete montare le stesse numero di catenelle che monto io. Una volta montate quindi le catenelle, si vanno a realizzare i 6 giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza fino a dopo le spalle. Io vi dico quanti motivi ho montato io, quanti ne devo montare una taglia M e una taglia L. Si mettono i marcatori e si va sempre a realizzare la manica con giri di andata e ritorno, questo per avere il motivo che va sfumando nella stessa maniera da qui alla manica. E una volta fatto ciò, si va a cucire il rettangolo qui di lato e sotto la manica. Poi si va a fare di nuovo la stessa cosa da quest'altro lato, si vanno a montare le catenelle, si realizza lo stesso numero di motivi e si va a realizzare la manica. Si cuce sotto e sotto la manica e qui di lato, e poi due rettangoli vanno cuciti, mi giro per farvelo vedere, dietro, in modo appunto da avere questa apertura grande qui davanti e avere questa morbidezza. Come vi ho detto, la lavorazione è molto semplice, sono 6 giri che vanno sempre ripetuti, e ho deciso di realizzare anche la manica in giri di andata e ritorno e di andare a cucire sotto, per evitare quella brutta strillina che si nota quando con questo tipo di lavorazione siamo costrette, quando iniziamo a fare un giro nuovo, a fare delle maglie bassissime per poter riniziare la lavorazione. Quindi ho preferito a questo punto fare un'unica cucitura sotto più lineare rispetto a vedere quella che ogni tanto si fa attorno alle maniche, e anche appunto per poter vedere la stessa gradazione qui anche sulle maniche. Detto ciò, spero che anche questo kimono vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro kimono, io utilizzerò il filato della Mistrigo Filati Linea Good Morning. Il colore che userò io è il numero 6, ma voglio farvi vedere altri due colori fantastici che potreste usare, che sono questo rosa antico colore numero 2, oppure questo sfumato blu colore numero 5. Ma sul sito ne trovate anche altri colori a disposizione, e uno più bello dell'altro, almeno secondo me. Allora, per realizzare il kimono, andremo innanzitutto a creare un rettangolo che ci servirà come base, appunto, per poter creare il corpo del nostro kimono. Lavoreremo prima una parte sinistra e poi la parte destra, o il contrario, prima la parte destra, poi la parte sinistra, come preferite. Voglio farvi vedere un po' già il kimono terminato, visto che io lavorerò su una parte. Vedete, noi andremo a fare un rettangolo che parte da qua sotto fino da quest'altro lato, ed è uno dei lati avanti e dietro del nostro kimono. Quindi le catenelle che andremo a montare, per farvi capire, deve andare dall'altezza dei vostri fianchi del davanti fino all'altezza dei vostri fianchi sul dietro. Io per questo, per fare questa lunghezza, mi occorrono circa 157 centimetri, ed è per questo che andrò a montare 200 catenelle lavorando con l'uncinetto il numero 4. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 11 più 2 catenelle, che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Queste 200 catenelle permesse vanno bene sia per una taglia M che per una taglia L. Dovete andare a mettere più catenelle se siete più alte di 1,75 m, quindi siete più alte di 1,75 m, quindi avete bisogno di mettere almeno due motivi in più rispetto a me, quindi andare a montare 222 catenelle. Invece, se siete più bassi, ma comunque lo volete più lungo rispetto a quello che avete visto all'inizio del video, come lo indosso io, allora non vi preoccupate, vanno benissimo le catenelle montate 200. Se invece siete più basse e volete comunque che vi arrivi ai fianchi, allora voi andate a togliere due motivi, quindi togliete 22 catenelle su queste 200 che andremo a montare. Spero di essermi spiegata abbastanza bene, quindi man mano che poi procederemo con il video comunque vi sarà tutto più chiaro. Quindi io vi faccio vedere un campione. Nel mio campione io ho montato 35 catenelle, perché abbiamo le 33 catenelle che sono le 11, sono il motivo che ci servono, più 2 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. A questo punto possiamo andare a fare il primo giro e realizziamo 2 catenelle che sono a sta prima maglia alta. Salto la prima delle mie catenelle di base, entro nella seconda e realizzo un'altra maglia alta, una maglia alta nella terza catenella, una maglia alta nella quarta catenella. 5 catenelle. Questo che andremo a fare adesso, scusate, mi devo tirare un po' di filo, quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 5 catenelle, entro nella sesta e vado a fare una maglia alta. Devo fare un totale di 7 maglie alte, una in ogni catenella, quindi uno già l'ho fatta, vado a fare la seconda, vado nella successiva 3, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, vado nella successiva 6, vado nella successiva 7. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e di nuovo salto le mie 5 catenelle di base, 3, 2, 5, entro nella sesta e vado a fare le mie 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare sempre per tutto il nostro giro. Termino andando a saltare 5 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo fare un totale di 4 maglie alte, quindi vado nella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta.
vado nella catenella successiva, che è l'ultima catenella, e realizzo un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3. Prendo il filo, vado nella terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e quello che vado a fare lo continuo a fare per tutto il giro. Salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi 1, 2, 3, 4. 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5, vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo salto la prima delle mie 7 maglie alte, entro la seconda e realizzo la mia prima maglia alta e vado a fare un totale di 5 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado di nuovo nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi questo è quello che vado a fare per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro saltando la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, vado nella terza catenella e realizzo la mia ultima maglia alta. Mi giro con la lavorazione e posso andare a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima catenella del gruppo di 3, realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la prima catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta e vado a fare un totale di 3 maglie alte, quindi una già l'ho fatta, vado alla successiva 2, vado alla successiva 3 e si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 catenelle e realizziamo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la prima delle 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro la seconda e realizzo la mia prima maglia alta, vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi 2 e 3. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo dove abbiamo l'ultima delle 3 catenelle e realizziamo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la prima catenella, 3 catenelle, 1, 2, 3 e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta saltando la prima nella seconda e una maglia alta sopra la sopra l'ultima maglia alta entrando nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Quarto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'ultima delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, salto la seconda maglia alta, vado nella terza e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella prima delle 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3,
prendo il filo, vado dove abbiamo la seconda delle nostre 3 maglie alte, realizziamo una maglia alta e si ricomincia da capo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima delle 3 catenelle, realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte, catenella di separazione, salto la seconda delle 3 maglie di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima delle mie 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il quarto giro. Terminiamo, andiamo a fare sempre 3 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la terza catenella, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, salto una maglia, vado alla successiva e di nuovo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo la prima delle nostre 2 maglie alte, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta e realizziamo una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il nostro quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, 3 catenelle di separazione, quindi una, due, tre. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il quinto giro. Salto la prima delle 2 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta nella maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la terza catenella, realizzo una maglia alta. Una maglia alta dove ho la maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi salto la prima delle 2 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho la prima delle mie 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la prima catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro quinto giro. Andiamo a terminarlo. Salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 catenelle, entro nella terza catenella, quindi 1, 2, 3 e vado a realizzare una maglia alta. Vado nella terza catenella contando da sotto, 1, 2, 3, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio quinto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio sesto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nella prima catenella, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia alta sopra la seconda delle 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Una maglia alta dove ho la prima catenella. Quindi vedete che da 3 maglie alte siamo passati a 5 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho le 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. E vedete qui si è formato questo fiore.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'arco, l'ultima delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, due, tre, una maglia alta sopra la prima catenella. 3 catenelle, una, due, tre, e si ricomincia da capo. Facciamo questo per tutto il sesto giro. Terminiamo il sesto giro andando a fare una maglia alta sopra la seconda delle 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella. Questi sono i 6 giri che dobbiamo andare a ripetere per tutta la nostra altezza del rettangolo. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Vi voglio far rivedere come rifare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta. La quarta maglia alta andiamo a fare nella prima catenella. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto tutta questa dove ho la maglia alta, vado direttamente dove ho l'ultima delle 3 catenelle del secondo gruppo e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4 e 5 e una maglia alta sopra la prima maglia alta per un totale quindi di 7 catenelle e 7 maglie alte. 5 catenelle, si ricomincia da capo andando a fare queste 7 maglie alte proprio come abbiamo fatto il primo giro. Quindi ripeto, io adesso vi dirò quanti motivi ho fatto io per poter arrivare a fare l'altezza del rettangolo, un'altezza che del rettangolo che deve coprire un'intera spalla. Quindi naturalmente rispetto a me la taglia M e la taglia L dovranno andare a fare qualche motivo in più, vi dirò quanto, e poi vi farò vedere come andare a mettere i marcatori per poter continuare a fare la lavorazione della manica. Allora, io ho finito il mio rettangolo, ho ripetuto il giro per avere, vi faccio vedere, del fiore pieno, perché qui abbiamo il fiore, diciamo, con il foro al centro, questo è il fiore pieno, ne ho tre completi, uno, due, tre e metà, quindi tre e mezzo. E quindi da qui a qui, qui è dove ho le catenelle, ho circa 25 centimetri. Questo va bene per una taglia S, per una taglia M fate 4 motivi e mezzo, per una taglia L fate 5 motivi e mezzo, quindi questo è il mezzo, io ne ho fatti 3, una taglia M ne deve fare 4, una taglia L ne deve fare 5. A questo punto, quindi, terminati questi motivi, sono andata a mettere i marcatori e per poter realizzare la manica. Quindi, vedete, ho messo i marcatori qui dove stavo lavorando, perché qui ho appunto le mie catenelle iniziali che mi serviranno queste dietro per cucire con l'altro pezzo che andiamo a fare uguale, mentre davanti lasceremo aperto. Qui, una volta messi i marcatori, vi dirò come li sono andata a mettere, vi dirò anche dopo come andare alla fine a cucire. Comunque, io sono andata a mettere 5 di questi fiori sempre, vi faccio vedere 1, 2, 3, 4 e 5 liberi e nel sesto dove ho la maglia alta ho messo il mio primo marcatore. Stessa cosa dietro, ho lasciato 5 motivi libero nel sesto in maniera orizzontale dove ho la maglia alta sono andata a mettere il mio marcatore. Questo significa che io per fare la mia manica ho 5 fiori liberi, 1, 2, 3, 4 e 5. Per una taglia M dovete mettere, se avete messo le mie stesse catenelle e io vi ho detto che per una taglia M va bene mettere il mio stesso numero di catenelle, perché comunque questo è rettangolo sviluppato in altezza, anche nel mio vostro caso andate a mettere 5 fori, 5 fiori liberi e quindi contando dal scusatemi, piegando
Quindi rettangolo contando dal basso verso il salire, ne lasciate 5 libri e al sesto ne mettete il marcatore, in modo che tra i due marcatori ne abbiate 5 e la manica verrà bella larga anche per una taglia M. Per una taglia L invece vi suggerisco di spostare il marcatore, di lasciarne libri soltanto 4, quindi 1, 2, 3 e 4, e nel quinto andare a mettere il vostro marcatore in modo tale da averne qui più fuori libri e quindi la manica ancora più larga. Però come lunghezza del rettangolo, io ripeto, le catenelle che ho messo vanno bene perché comunque si tratta di altezza e a meno che non siete più alte di 1,75 m non dovete andare a mettere più catenelle rispetto a me. Detto ciò, noi andremo a lavorare sempre lo stesso motivo in giri di andata e ritorno, lavorando tra il marcatore e quest'altro marcatore, quindi qui in alto, appunto per realizzare la nostra manica, ma la lavoreremo in giri di andata e ritorno, in modo tale che una volta sviluppata la manica andremo a cucire dal basso verso questi marcatori e poi dai marcatori qui messi fino alla fine della manica, in modo da avere una cucitura sotto, ma qui sulla invece qui avanti qui non avere nessuna marcatura, scusate, nessuna cucitura. Però non sono andata a lavorare in tondo per il semplice motivo che il tipo di lavorazione avrebbe fatto uscire delle linee dove di inizio fine giro che si notano, e quindi ho preferito lavorare, preferisco lavorare in giri d'andata e ritorno e andare a cucire sotto, in modo che non si vede la cucitura, questa sorta di striscia che si viene a creare quando lavoriamo in tondo, e dobbiamo andare a mettere sempre delle maglie bassissime per poter riniziare un giro. Detto ciò, quindi andiamo a vedere, vi faccio vedere come riniziare a lavorare il nostro motivo andando sempre a lavorare con lo stesso motivo. Allora, per andare la manica, questo giro che abbiamo di base equivarrebbe al nostro quarto giro, quindi noi partiremo dal quinto giro perché vedete, iniziamo con una maglia alta, quindi io tolgo il marcatore. Quindi tutte quante voi vi troverete comunque con quarto giro, perché come potete vedere si termina questo fiore chiuso col quarto giro. Quindi andiamo a fare, entriamo con il ventaglio, scusatemi, con l'uncinetto, lavoreremo sempre col 4 e mezzo e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una, due e tre. Andiamo nella prima delle nostre 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre, e andiamo a lavorare normalmente il nostro quinto giro. Quindi andiamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia alta, una maglia nell'archetto, una maglia sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, una, due e 3, e continuiamo a lavorare normalmente il quinto giro. Naturalmente lo finiremo qui dove abbiamo l'altro marcatore e finiremo come abbiamo sempre terminato. Ve lo faccio vedere in modo da darvi un'idea quindi come si termina, ma stiamo sempre lavorando in giri di andata e ritorno, quindi io vado a lavorare fino ad arrivare all'altro marcatore. Quindi, come vedete, ho lavorato dal marcatore e sono arrivata all'altro marcatore, quindi termino normalmente il mio quinto giro, andando a fare 3 catenelle, una maglia alta sopra l'ultima catenella, tolgo il marcatore, una maglia alta sopra la maglia alta e poi continuo normalmente. Quindi adesso andrò a fare il mio settimo, scusatemi, il mio sesto e ultimo giro, e poi sapete che i giri da fare sono 6, quindi si ricomincerà dal primo. Andrò a ripetere sempre questi giri per tutta la lunghezza della manica e naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere, quindi quanto mi è venuta la manica. Una volta fatto ciò, vi farò vedere le cuciture e poi andremo a fare un altro pezzo identico che ci servirà per l'altra parte della giacca. Questi due pezzi poi andranno cuciti insieme dietro, in modo tale che la giacca e il kimono dietro sarà cucito e avanti sarà invece aperto. Allora, come potete vedere, ho finito di lavorare la mia manica e anche in questo caso
scusate, voglio sistemare bene, eccomi, e anche in questo caso i miei, chiamiamoli, fiori pieni, ne ho realizzati 5 e mezzo, quindi da quando abbiamo iniziato 1 2 3 4 5 e metà, ossia i primi 4, i primi, scusate, i primi 3 giri. Adesso andrò a fare un altro rettangolo con poi la manica, quindi lavorerò la stessa cosa, ne farò un altro e poi andremo a cucire tutti e due. Per quanto riguarda adesso la cucitura di questo, andiamo a cucire quindi da questo lato, quindi questa è la parte libera, andiamo a cucire i due, il rettangolo dal basso fino a dove abbiamo il sotto della manica e poi andremo a cucire l'intera manica. Ripeto, io adesso cucirò questo pezzo, ne andrò a fare uno uguale che andrà messo da quest'altra parte e poi vi dirò dietro, perché avanti non cucirò, cucirò solo dietro, vi dirò per quanti centimetri, ve lo farò anche vedere, sono andata a cucire due pezzi insieme. Allora, ho terminato entrambi i rettangoli, vedete, questo è il rettangolo con la manica, questo è il secondo rettangolo con la manica e sono poi andata a cucire insieme dietro e ho cucito andando a cucire 7 dei miei motivi, quindi partendo dal basso senza contare questo esterno, 1 2 3 4 5 6 7 8 motivi, lasciando poi tutto il resto aperto. Non farò alcun tipo di bordino, sapete che non dà tanto i bordini, quindi lascerò il kimono così come è venuto. Queste sono le maniche, questa è la parte del corpo.